Bentornati a SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Buonasera, un accidente, chi piove di rotto. Di rotto. Sai che SOS si fa col sole, col caldo, con tutto, la nebbia. Scusa, Vai, ti è la te, vai. Ecco, così io... mi farò di più. Sì. Io sono famoso per far bagnare tutti. Ah, sì? Sì, anche me stesso. Allora, fermi, siamo con Paolo. Buonasera. Sera, buonasera. Bene, 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 molto bene. Molto bene, perché noi eravamo arrivati qua qualche mese fa, i famosi pioppi, quindi Tortaia, erano... Hanno cominciato a tagliare. Quattro pioppi, il resto non ha potuto fare perché non c'hanno i soldi. Non c'hanno i soldi, è già qualcosa. Quindi insomma una vittoria. Sì, mezza vittoria. È stato anche Enel Distribuzione a segnalare al comune, perché questi pioppi non sono nella proprietà dell'Enel. La gabina, loro hanno un confine di 50 centimetri intorno alla gabina. Io ieri mattina, ho ricevuto la lettera dell'Enel, e sono andato al comune e volevo parlare con la segreteria dell'assessore Gamurini, vice sindaco. E andando in comune bisogna prima era aperta suonare, dire chi è? No, suonare, bisogna andare lì. L'annunciazione. E ti invitano sempre di parlare per telefono. Sì. E allora ho detto, io nel telefono non parlo, voglio la persona che ho chiesto. Cosa volevi dire a Gamurrini? No, alla segreteria. Cosa gli volevi dire? Volevo far vedere la lettera dell'Enel. Che diceva? Diceva che erano di loro competenza, cioè del non comune. Erano del comune. Il comune doveva tagliare i pioppi. I pioppi. Oh. Poi dopo, invece di mandarmi la Gamurri... La signora Romanelli mi ha mandato un'altra... Non so come si chiama, eccetera, eccetera. E ha detto, ma lei è troppo... lei viene su, non deve urlare, non deve fare questo. Ha cominciato a urlare nel comune. No, in comune. Ha detto, io per telefono non voglio parlare. Voglio il personale. Che ha detto, venga giù. Allora, in quel momento mi sono incazzato. Ecco, diciamolo, altera. E allora è venuta giù, eccetera, e ha chiamato i vigili. Il comune sono arrivati i vigili. Lei ha chiamato i vigili. Perché mi hanno chiesto i documenti, e poi mi hanno con arroganza. Vada via. Va bene che non l'hai arrestato. Addirittura. Adesso vado a parlare con qualche consigliere. Sì. Ricapitolando, perché sennò non... Tu sei andato dalla segreteria, volevi andare alla segreteria e dirgli la competenza di tagliare questi pioppi e del comune. E poi questi pioppi quando l'hanno tagliati? Dopo che sei andato in comune? No, perché loro mi avevano detto, ma lei non doveva venire qui, perché te l'abbiamo già detto più di una volta, devi andare all'ufficio manutenzione. In via tagliamento. E precisamente dalla dottoressa Forzoni. Dopo che mi hanno mandato via, io sono andato in via. Ti sei arreso e sei andato in via tagliamento. In via tagliamento. Cosa ti hanno detto? Che domattina, cioè tagliavano i pochi. E sono venuti, hanno mantenuto. Solo quattro perché non c'hanno i soldi. Ecco. È come l'altra volta della buca della strada che avevano l'asfalto. Guarda qua, si allaga tutto. Dico l'asfalto che avevano solo. Hanno fatto una buca. E qui un pioppo sì e un pioppo no. È dei cittadini, è la casa dei cittadini. Perché non può entrare? No, deve essere aperto. No, questo sono d'accordo anche io che deve essere chiuso. No,
Come chiuso? Per motivi di sicurezza. Ma ti lasciano il documento. Sì, però se non è chiusa la porta possono entrare tutti, arrivare in tutti gli uffici. No. Aveva avuto dei casi che si volevano buttare dalla finestra poi quando c'ero io su. E quindi per motivi di sicurezza. Allora vengono giù. Uno si presenta in portineria e chiede di essere ricevuto. È per telefono. Comunque, quattro pioppi li abbiamo portati a casa. Per telefono, è questo. Ma la legna chi la prende adesso? Chi la prende? Non lo so, domattina che. Ma voi avete le stufe in casa? Non lo so. Io non c'ho. No. Ha detto che vengono domani a prenderla. Sì. Comunque, quattro pioppi li abbiamo portati a casa. Caro adesso devono anche quei due là. Questo è però privato, mi sa. No, quello è sempre il comune. Sempre il comune. Ma se ha finito i soldi? No, loro aprile maggio o se no a settembre con il secondo come fanno i soldi. Adesso gli arrivano pure i soldi. Ma non per questo. Non per questo, per le aree degradate. Ci devono fare altre cose. No, caro Beppe, no. Perché io, l'assessore all'ambiente, il signor Sacchetti ha detto quando si farà il raccordo sotto il raccordo Fiorentina. Allora metteranno i pannelli quelli per il rumore ecco così però sono politici. Non li credo più. C'è di cui fidarsi e di cui non fidarsi. Quelli di cui fidarsi l'hanno mandato tutti a casa. Chissà chi saranno, ma chissà chi hanno mandato a casa. Ti ha mandato a casa. Gli hanno detto disturbo. Cioè nel partito. Siamo in par condicio, non si può parlare. Non si può parlare. Io ringrazio Paolo, fermi tutti. Chiudiamo tutto. Non decideremo. No, ci vediamo. Denunciano. Esatto. Se no, dopo dice che si disturba anche lui. Insomma, io la rispondo. No. Dopo le elezioni. Dopo le elezioni. Allora veniamo. Dopo le elezioni. Grazie, Paolo, che sei venuto anche con l'oscurità. Grazie. Ciao, Beppe. Ciao.